Enzo Dorta ci fu un tempo, mostra di maglie storiche, maglie del Napoli, maglie che hanno veramente un valore inestimabile. Sì, allora, valore inestimabile, hai detto bene. Io sono collezionista da circa 15 anni. Ho cominciato con le prime maglie prese in curva, lanciate da giocatori, e poi man mano ho ampliato questa mia collezione fino a che diventassero circa un 300, fatto soprattutto frutto di sacrifici, di tempo e soprattutto sacrificio economico. Oggi ho portato 6 chicche della mia collezione, come puoi ben notare, che partono dagli anni 60 fino ad arrivare ai nostri giorni, a toccare gli ultimi anni, vincenti anche, diciamolo anche. Qua in bella mostra ho messo le prime magliette degli anni 80, quando la maglia era ancora in lanina, e poi si è evoluto ovviamente mantenendo comunque il nostro profumo di colore azzurro. Penso ci sarà una mostra per tutti, 4 giorni per i tifosi del Napoli che potranno ammirare veramente questa straordinaria collezione. Sì, la cosa importante è che sarà una cosa non profit. Giustamente una cosa fatta di passione, per mettere al servizio dei tifosi del Napoli il valore di questa collezione e di vedere come si è evoluta la maglia azzurra nel corso degli anni. Quindi una cosa non profit, come si può notare già dall'esposizione delle maglie, una cosa molto semplice, genuina, come piace a noi, dai vicoli di Napoli.